Il ruolo di Angel, il mio ruolo è quello di riuscire a passare da convegni molto interessanti a qualche taglio di nastro, che credo che per i cittadini sia ancora più interessante. Cosa manca oggi? Sfatiamo dei miti, non c'è il problema sempre della mancanza di denari, ci sono tanti investitori che vogliono investire in queste aree. La burocrazia, sì, vero, è un problema, però mettiamo a fuoco i problemi principali e non troviamo sempre degli alibi dietro alla burocrazia. Anche il vicepresidente di ANCI, Alessandro Cattaneo, era tra gli ospiti del convegno sulle aree militari organizzato dall'Ordine degli Architetti al Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza. Un dibattito a più voci, dunque, che ha visto protagonisti amministratori di varie città, Ministero della Difesa, Demanio ed Asso Immobiliare. L'obiettivo condiviso è quello di accelerare i lavori. Dopo gli accordi firmati la settimana scorsa a Palazzo Farnese, l'auspicio è di mettere in campo progetti concreti. Qual è il vero tema secondo me oggi? Lo scatto culturale proprio anche dei sindaci, anche delle amministrazioni locali, anche del pezzo degli imprenditori che devono un po' rischiare del proprio, anche se vogliamo dei professionisti che devono mettersi sinergicamente al servizio degli altri attori. E allora tutti e tre insieme, con uno scatto culturale, si riesce a proporre non una semplice, come dire, progettualità un po' notarile, ma una vera e propria visione nuova di un pezzo di città. Un concetto ribadito nell'ex arsenale di Viale Malta anche dal sindaco di Piacenza Paolo Dosi e dall'assessore Silvio Bisotti, secondo i quali nei primi mesi del 2015 si dovrebbe arrivare al recupero di qualche struttura per la città. Due, questo.